Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video per un miracolo di qualsiasi divinità voi crediate. Sto riuscendo a portarvi un piccolo contenuto anche questa settimana. Certo. È una cosa che volevo portare da tempo, poi visto che continuo a dirlo e non mi date suggerimenti, me la porto oggi. Sulle prossime idee non ne ho la benché minima idea. Prima di cominciare il video voglio ricordarvi che se non siete iscritti e volete iscrivervi, io vi ringrazierò e se lascerete un like a questo video, soprattutto all'inizio del video, questo sarà indicizzato un pochettino meglio. Come avrete detto dal titolo, che non so ancora nemmeno di quale sarà, quest'oggi voglio parlarvi delle regine della psicologia criminale, secondo me, attraverso i miei canali di true crime preferiti. Vi dirò come mi vengono alla mente, senza un ordine prestabilito, poiché ognuno ha il suo stile. Ho scelto di escludere quelli che pubblicano una volta ogni morte de papa, come si suol dire. Il primo, e anche il primo che mi ha fatto appassionare al true crime, ed è l'occhio creepy di YouTube, ex occhio critico di YouTube. Che siccome gli youtubers sono noiosi, fanno sempre le stesse cose, molto spesso parlo di quelli con grandi numeri, ha deciso di convertire il proprio canale in un canale true crime. È caratterizzato da uno stile molto semplice, ma non per questo meno accurato. Ed è curato, scusate il gioco di parole, da Silvia, una ragazza che, se non erro, dovrebbe abitare nel Novarese, piemontese del 1993, e basta, non so cosa dirvi, è Silvia con il suo stile. Poi abbiamo Elisa, che gestisce un canale denominato Elisa True Crime, che ha quel bellissimo accento torinese che ha conservato nonostante abiti in Cina da non so bene quanto, insieme a suo marito, e che ha anche un secondo canale che spero le farà piacere se io nomino e pubblicizzo, che si chiama come il suo nome e cognome, Elisa De Marco, dove invece parla della sua vita in Cina, praticamente tutto quello che non è true crime. Poi abbiamo lo strano canale, che a dispetto del nome è un altro canale true crime gestito dalla veneta Gisella, con anche lei con un suo stile molto particolare, soprattutto il muretto e il suo marchio di fabbrica che lei ha dipinto. Non dico altro, di quelle che ho nominato è la youtuber che porta meno casi simili tra di loro, però a volte anche lei si ritrova a raccontare casi analoghi a quelli che ho ascoltato da altri youtuber. Però io consiglio di guardarli sempre tutti, perché non tutti trovano gli stessi particolari. Esperienza personale. Poi ci sono due ragazze che tendono a portare un po' di più i casi italiani, e sono Rosita del canale L'angolo del crimine e Fio del canale La mela avvelenata Fio. Hanno la particolarità appunto di portare maggiormente più casi italiani rispetto alle altre persone che ho nominato. Se
sempre con molta dovizia di particolari, che qui spesso si verificano delle ripetizioni di casi, però io li ho guardati sempre tutti perché ho scoperto che ciascuno mette i suoi particolari. Ovviamente è scontato dire qualcosa che non ho detto all'inizio: se siete particolarmente sensibili, che non è un male ma una semplice caratteristica, purtroppo non potrete seguire il consiglio di guardare questi canali. Comunque, ricordatevi che, insomma, la parte, diciamo così, positiva dei limiti di YouTube, comunque sia il linguaggio e sia le foto devono essere molto cauti, quindi volendo questi canali potrebbero essere considerati alla portata di tutti. Io non so cos'altro dire, sono veramente carente di idee, scusatemi in questo periodo. Vi invito ancora una volta a suggerirmi altri video se ne aveste in mente, oppure anche video tag che potrete aver visto in giro. C'ho il condizionatore acceso, fa troppo caldo, ragazzi. Vi ricordo ancora una volta, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, e se volete, se vedete le idee o se vengono a me, ci vediamo alla prossima. Altrimenti, boh, fatemi sapere voi cosa vorreste vedere. Io vi mando un bacio e ciao.